molto, insomma, secondo me negativa e pesante, perché io poi sugli esami di Stato l'anno scorso, insomma, le commissioni poi lavorano, cioè non è che poi abbiamo avuto delle problematiche così forti. Qua c'è il collega Orlando che sta pure sul territorio, non credo che chissà che problemi ci siano stati straordinari, insomma. Quello invece su cui l'amministrazione, e mi permetto di dire non tanto l'amministrazione quanto la politica, è in ritardo, è la questione del curriculum dello studente. Voi sapete bene che la riforma dei professionali è stata studiata anche in vista di, non solo in vista di poter fornire allo studente e poi al diplomato non solo un percorso adattato, declinato, flessibile, eccetera, ma anche una documentazione a supporto che potesse essere poi utile, spendibile, oltre il sacrosanto pezzo di carta. Cioè sostanzialmente noi abbiamo un diploma che ha valore legale, però l'articolo 21 del decreto 62 dice chiaramente che deve essere allegato al diploma il curriculum dello studente, e addirittura l'articolo 21 del 62 elenca i contenuti del curriculum dello studente. Curriculum dello studente che è già stato predisposto, ma non è stato ancora varato per una, e qua ritorna un po' i problemi politici, purtroppo, come è capitato in altre situazioni, la questione proprio Invalsi è stato un fattore non positivo, nel senso che i nostri politici hanno paura delle proprie Invalsi. Allora, siccome nell'articolo 21 c'è scritto che allegato al curriculum del studente ci sono i risultati delle proprie Invalsi, allora ci si è fermati lì. Abbiamo provato a fare una proposta alternativa, diciamo facciamo un allegato a parte che viene scaricato dopo, addirittura lasciamo allo studente la possibilità di allegare o meno questi risultati, perché tanto i risultati vengono restituiti dopo gli esami. Quindi sostanzialmente la proposta, diciamo, di compromesso, però uso la parola compromesso in senso positivo in questo caso, era quella di far partire il curriculum dello studente enucleando in parte i risultati delle prove Invalsi e dando la possibilità allo studente di poterli scaricare, di poterli pubblicare o meno. Ma fino adesso non si è mosso nulla, quindi si sta pensando a una, comunque a diciamo fornire alle scuole da quest'anno già un modello di curriculum dello studente, ma senza una formalizzazione che si possa concretizzare poi in un documento ufficiale, che secondo me non serve, ma comunque, insomma, adesso stiamo tentando con la nuova ministra di approfondire questa questione del curriculum dello studente, ma siccome già siamo a febbraio io non la vedo così allegra la situazione sul curriculum dello studente. E quindi questo è un fatto che però non riguarda l'istruzione professionale, che però per l'istruzione professionale potrebbe essere un elemento particolarmente qualificante. Rimanendo su esame di Stato, come avete visto, il 30 di gennaio è stato pubblicato il DM 28, quello che si chiama il decreto materie, ma che è solo decreto materie non è, perché comprende una parte riguardante la scelta delle materie oggetto della seconda prova e l'assegnazione delle discipline varie ai commissari esterni, però c'è tutto un articolo 2 che riguarda il colloquio. Facendola veramente breve, perché poi questo non è un incontro sugli esami di Stato, ma comunque è una cosa che ci interessa tutti, per cui lo dobbiamo fare, molto molto in breve, rispetto alla scelta delle discipline non ci sono state particolari novità. C'è stata in parte, non in tutti gli indirizzi, la cosiddetta alternanza interni-esterni, che è un'alternanza che è abbastanza tradizionale negli esami di Stato, che quest'anno ha portato a individuare una certa percentuale, non tutti, di commissari esterni come titolari della disciplina oggetto della seconda prova, cosa che tradizionalmente, anche qua, preoccupa moltissimo le scuole,
Io per la verità non mi preoccuperei più di tanto, però insomma, per il professionale agrario permettetemi, tanto sempre 51 è, cioè sostanzialmente non è che gli agronomi vengono dall'esterno, dall'interno, comunque voi magari una 51 interna ce la potete mettere, quindi certo. Non credo che sia un problema eccezionale. Per altri indirizzi potrebbe essere un parziale problema. Io non lo vedo tanto, ma non ne parliamo adesso perché sarebbe lungo. La seconda questione, che è una questione che l'anno scorso è stata ampiamente dibattuta, è la questione del colloquio, dell'impostazione del colloquio e delle famose buste. Avete visto che quest'anno la modalità di assegnazione del materiale al candidato è stata cambiata, non c'è più il sorteggio, ma c'è un affidamento alle commissioni delicato, devo dire, ma interessante, cioè in pratica le commissioni predispongono un set di materiali che è pari al numero dei candidati aumentato di un terzo e poi ogni giorno fanno l'assegnazione personalizzata di questo materiale a ciascun studente. Tentando anche una personalizzazione che poi non è tanto semplice. Però sostanzialmente permettetemi anche qua di fare una osservazione forse un po' polemica. L'anno scorso con le buste ci hanno ammazzato, cioè sostanzialmente la questione delle buste pareva che fosse una questione proprio di importanza quasi di sicurezza nazionale. E adesso naturalmente ci stanno quelli che erano meglio le buste, vabbè, lasciamo perdere, perché no, vi dico che io comunque a livello di coordinamento esame di Stato arrivano parecchie di io personalmente, e qua lo dico e qua lo nego, le buste le avrei lasciate, ma lasciamo perdere, insomma, perché dopo tutto era un meccanismo relativamente semplice. Però senza buste c'è la responsabilità di discrezionalità tecnica. C'è la possibilità anche di tener conto senza grossi problemi delle esigenze di candidati magari con bisogni educativi speciali, con DSA, con H, con disabilità, e quindi quest'anno diciamo la procedura cambia e ce la teniamo per quella che è. Tanto, scusatemi la franchezza, il materiale, e guardate nel DM28 si parla al singolare rispetto all'anno scorso, se fate un'analisi un po' più accurata nel DM28 dice il materiale, mentre l'anno scorso si parlava in toto, dice il materiale perché praticamente ciò si traduce molto semplicemente nel fatto che il materiale da dare ai candidati sono solo e non sono più di uno, insomma, però pure l'anno scorso è stato così, ma non si capiva benissimo. Quest'anno è stato scritto al singolare e dunque, quindi io sull'esame di Stato grandissime preoccupazioni procedurali non ne ho. Il problema è di sostanza, cioè che cosa significa oggi come oggi fare un esame di Stato, ma questo ci porterebbe molto lontano e lasciamo stare. Qualche altro spunto, diciamo, sparso partendo proprio dagli elementi che il professor Busetto mi ha già mandato, quindi ho avuto modo un po' di leggerli in questi giorni, tenendo poi presente che voi tra domani e dopodomani avrete occasione di approfondire diverse cose, quindi vado su alcuni elementi che potrebbero essere più forse non più interessanti, ma su cose i quali possiamo fare qualche considerazione un po' più a ruota libera. Allora, professor Busetto prima parlava del decreto dell'accordo sui passaggi. È un accordo di cui vi parlerà domani la dottoressa Bonanni, che ci si è interessata in modo particolare. È un accordo secondo me interessante, ma che va declinata con un accordo anche regionale, perché poi insomma alcune modalità di passaggio, in particolare dai FP ai P, ma pure dai P ai FP, va soprattutto dai P ai FP, va regolamentato e meglio disciplinato a livello regionale. E quindi è secondo me uno strumento interessante
foriero di sviluppi importanti, e speriamo che questo l'applicazione del decreto passaggi e dell'accordo sui passaggi ci possa portare anche a una riflessione approfondita sui passaggi all'interno dell'SNI. Perché noi qua la cosa un po' assurda è che noi abbiamo un accordo di passaggio fra sistemi IP-IFP, abbiamo invece i passaggi all'interno del sistema, cioè all'interno, dico, tra un IP e l'altro, oppure fra un IP e un IT, o fra un IT, che è ancorato ancora ai, scusate la cacofonia, agli articoli 192 e 193 del testo unico, che sono del 1994, che prevedono gli esami di idoneità e integrativi. Le due cose avrebbero bisogno di coordinamento, di una coerenza. Fino adesso non c'è ancora, perché noi al momento siamo ancora tenuti ad applicare il testo unico, che non è mai stato abrogato. Abbiamo un riferimento che è l'ordinanza 90 del 2001, che per alcuni aspetti è ancora valida, non per tutti, ma per alcuni aspetti è ancora valida. Spero che possa essere in prospettiva fatto qualche cosa con proprio regolamento sui passaggi all'interno dell'SNI. Altra questione, il tempo ce l'abbiamo, a cui si accennava prima, che è una questione particolarmente importante, delicata e interessante, è la questione della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze. Valutazione e certificazione delle competenze. Anche su questo aspetto noi abbiamo un percorso che è stato non appena iniziato, perché nei professionali il discorso è iniziato da anni, ma di coordinamento, come prima diceva Busetto correttamente, fra degli aspetti procedurali formali che sono ancora collegati col DPR 122, cioè il regolamento sugli scrutini, sostanzialmente, sulla valutazione di anni intermedi, e le nuove esigenze che non solo nell'istruzione professionale ci sono, perché non è che ci sono solo nell'istruzione professionale, ma ci sono anche in tutto il sistema nazionale di istruzione. Allora, ciò dipende, e voi lo sapete bene, anche dal fatto che la delega della 107 non riguardava la valutazione in generale, ma riguardava solo gli esami di Stato per il secondo ciclo, quindi sul 122 non si è potuto mettere le mani, è rimasto così. Allora, la domanda che noi ci facciamo, che voi vi fate, soprattutto sul campo, è come coordinare un sistema di valutazione del profitto, perché lo chiamiamo ancora valutazione del profitto, che è strettamente collegato agli insegnamenti, alle proposte di voto, alle performance individuali rispetto a delle prove particolari, alle tre prove scritte, due orali che noi di solito tradizionalmente mettiamo, alla valutazione sommativa che tradizionalmente fa parte un po' della nostra storia, insomma, no? Con quello che sta succedendo in tutto il sistema, in particolare nei professionali, rispetto alla didattica per competenze, alla valutazione per competenze, ai compiti autentici, alle rubriche valutative, cioè sostanzialmente i due sistemi devono trovare un punto almeno di incontro, fermo restando che poi gli scrutini noi li dobbiamo fare sempre con le proposte di voto sui singoli insegnamenti, perché su questo non ci piove. Io ho partecipato tempo fa a un convegno a Rovereto sui quadriennali, e non c'entra nulla, perché i professionali non ci stanno i quadriennali, ma anche lì si stanno ponendo il problema di come fare una valutazione per aree disciplinari o per assi e non per singola disciplina. Noi parliamo di insegnamenti, loro parlano ancora di discipline. Allora, il problema è abbastanza complesso, e certamente è uno dei problemi che secondo me la rete ha cominciato già ad affrontare. È una questione di strumenti, perché noi abbiamo degli strumenti abbastanza come dire
sperimentati di prove autentiche, di valutazione autentica, credo di molte scuole, gli adottino, insomma, no? Che parte poi da progettazione basata sulle UDA e così via. E poi però dobbiamo trovare delle modalità di traduzione di tutti gli elementi di valutazione che abbiamo per poterli poi tradurre in una proposta di voto che sia anche difficilmente attaccabile dal punto di vista di un eventuale contenzioso. Intendiamoci, contenziosi nei professionali, permettetevi, fortunatamente ce ne stanno ben pochi, cioè, sia perché le famiglie hanno un background culturale di un certo tipo, sia perché voi come scuole siete insomma, veramente applicate dei criteri di inclusività, insomma, di valutazione di processo e non solo di esito, che ormai fanno parte della storia della nostra scuola. Ma ciò non significa che è un problema che non ci dobbiamo porre, anche perché probabilmente, mentre l'anno scorso con lo scrutinio delle, anche qua un gioco di parole, delle prime, cioè perché voi l'anno scorso avete avuto le prime classi del biennio del decreto 61, insomma, no? Vi siete arrangiati, cioè nel senso che praticamente è arrivata la nota della Palermo il 3 giugno, una cosa di questo genere qui, insomma, e quindi voi da bravi professionisti della scuola avete trovato le misure adatte per fare gli scrutini. E questi scrutini, dai dati che abbiamo, hanno portato ad applicare quella nota, anche se voi la nota non la conoscevate prima, perché poi le percentuali di fermati sono state più piccole, insomma, no? Però quest'anno questi fanno le seconde, e quindi nelle seconde poi alla fine del biennio un redderazione ne ci sarà, perché poi, insomma, la stessa legge dice che poi lo scrutinio vero e proprio si fa in seconda, ed è una bella partita, perché poi, insomma, non è che poi abbiamo rimandato solo il problema, e quindi molto sta a vedere quest'anno rispetto ai PFI che avete cominciato a elaborare, cioè avete elaborato ma ci state chiaramente lavorando, che cosa si è riuscito a fare in termini di iniziative di recupero, di sostegno, di accompagnamento, di eventuale riorientamento. Quindi sostanzialmente io credo che dal punto di vista della valutazione del biennio questo sia un anno fondamentale, anche perché, dicendolo in modo forse un po' crudo, insomma, non è che poi possiamo promuovere tutti pure quest'anno, insomma, cioè sostanzialmente a questo punto qualche scelta la dovete fare, perché altrimenti rischiamo di passare in terza delle persone che hanno poi delle competenze di base veramente modeste, se non proprio che non le consentono loro poi di fare cose ulteriori. E allora il problema della valutazione empiricamente ce lo stiamo ponendo, ve lo state ponendo, e dobbiamo confrontare strumenti, dobbiamo sintetizzare criteri, tenendo presente, e voi lo sapete benissimo, che la valutazione è una, tradizionalmente, ma è così anche dal punto di vista della docimologia, quella un po' più scientifica, è un processo di sintesi di elemento, non è un processo di media di elementi, ma è un processo di sintesi ponderata rispetto a una serie di elementi che ogni docente va a, diciamo, a raccogliere. Quindi nelle linee guida, e qui mi rubo un attimo il volumone, insomma, perché nelle linee guida c'è un passaggio, un paragrafetto sulla valutazione di apprendimenti che non è naturalmente risolutivo, ma qualche cosa vi dice, un po' vi rassicura, un po' vi dice verso che dobbiamo andare a fare. L'essenziale è che il processo di valutazione abbia una fortissima correlazione con la progettazione e con i vari diari di bordo che voi giorno per giorno costruite, cosa che prima, insomma, si faceva di meno, era un processo più informale, cioè che rimaneva un po' nella testa dei diversi docenti. Oggi i vari strumenti, rubriche, diari, proprio la ricostruzione di tutto il percorso che ciascun alunno fa,
devono avere una loro sia coerenza sia continuità, perché altrimenti alla fine c'è il docente che anche giustamente dal suo punto di vista vi dice: ma io ho questi tre scritti e ha fatto schifo, insomma agli orali ha fatto così così, io questo lo porto con tre o lo porto con quattro, insomma no. E che gli dite? E allora sostanzialmente se noi invece cerchiamo di collegare sempre di più la progettazione per competenze a un processo valutativo di un certo tipo, si può andare verso un certo tipo di cosa. Voglio vedere se questo è il ministero, lasciamo stare. Quindi la questione della valutazione è un aspetto in cui le reti possono fortemente intervenire, cercando di fornire degli strumenti. Intendiamoci, io non sono particolarmente favorevole, ma questa è una mia posizione, a degli strumenti che siano solo quantitativi, mi spiego meglio, insomma, no? In questi anni c'è stato un tentativo di voler procedimentalizzare troppo, cioè di dire, di tradurre tutto in punti, in mezzi punti, in 0,25, in questo, quell'altro, va anche bene, ma non è questo che ci risolve il problema, cioè sostanzialmente noi non dobbiamo credere che poi il avere degli strumenti che siano... Io ho visto delle griglie di valutazione anche di autori piuttosto diciamo accreditati, che però sono di una come dire, di un dettaglio parossistico, cioè sostanzialmente voi per applicare una griglia del genere a una sola UDA o comunque un solo compito, insomma, vi fate odiare dai vostri docenti, insomma. Quindi sostanzialmente dovremmo anche cercare di utilizzare degli strumenti che siano sì chiari e anche trasparenti, ma non ci facciamo trasportare dalla pretesa di oggettività nella valutazione, perché anche qui dicendo una cosa che forse mi farà attrarre parecchi nemici, l'oggettività nella valutazione non esiste, perché se noi non ci ricordiamo che noi stiamo attribuendo valore a una, diciamo, sia una prestazione, però stiamo attribuendo valore a un percorso formativo di un certo ragazzo, noi non andiamo molto lontano. Ma questo è un aspetto che avrebbe bisogno proprio di di alcune sessioni fatte in un certo modo. Allora, uno degli aspetti che maggiormente vi sta dando problemi, che naturalmente è uno degli aspetti più forti della riforma dei professionali, è quello della declinazione dei percorsi unitari in profili. Naturalmente io adesso parliamo già un po' a non dico a babbo morto, ma voi i POF l'avete già definiti, quindi sostanzialmente insomma è una... I POF sono degli strumenti flessibili, ma voi alcune scelte già le avete fatte. Le scelte erano quelle che riguardavano e riguardano la costruzione dei quadri orari, perché poi possiamo fare tante considerazioni di... Questo non è mio. Questo è dell'albergo. Ci chiama. Ha dimenticato. No, ci chiama. Stavo dicendo, il problema delle declinazioni è un problema che voi già da quest'anno avete affrontato. Avete affrontato, il dottor Busetto diceva giustamente, non è che abbiamo buttato via i percorsi vecchi, cioè sostanzialmente siamo ripartiti da lì, o mi sbaglio? Cioè nel senso avete tentato di ricostruire, di mettere insieme i vari pezzi, tenendo presente quali erano le vostre vecchie opzioni, articolazioni, chi più ne ha più ne metta, con all'interno dello schema del regolamento 92 delle linee guida, utilizzando in modo diciamo mirato e intelligente i range di variazione che le
comunque le linee guida vi danno, il regolamento vi dava. Quindi sostanzialmente questo è un discorso che voi già avete cominciato a fare. Come abbiamo detto 2 anni fa, è chiaro che l'anno prossimo sarà il primo anno dei nuovi trienni, quindi voi vi troverete a provare sul campo, a sperimentare sul campo la vostra elaborazione curriculare, che al momento vi può sembrare la migliore possibile, ma che poi insomma deve un attimo confrontarsi con quello che saranno, poi sarà l'efficacia di questi percorsi. Tenendo presente che insomma, alcune scelte che il regolamento vi dà come assolutamente flessibili poi sono state comunque condizionate dalle risorse, soprattutto professionali, che avevate e avete. Cioè sostanzialmente possiamo fare tante chiacchiere, ma poi alla fine se abbiamo degli organici sono troppo sbilanciati rispetto a quello che volete fare, ci dobbiamo fare i conti. Io però penso che questo sia una bella scommessa. La correlazione ai codici ADECO e ai NUP è ancora all'inizio. C'è questo problema del codice 10, come diceva il 11, che io in numerose volte ho portato all'attenzione del tavolo con le regioni, che però non gestisco io perché è un tavolo politico, quindi sostanzialmente è una questione sul quale insomma, poiché su questi tavoli qua di agronomi non ce ne stanno, ce ne stanno pochi, sostanzialmente è una battaglia non semplicissima, perché guardate, il problema di quello che quando facevo l'università io si chiamava l'industria agraria, no? Si chiama ancora industria agraria, insomma, però voglio dire, lo chiamavano, c'era l'esame, industria agraria, insomma, adesso pure con le denominazioni degli esami è un po' cambiato, però voglio dire, le trasformazioni alimentari, magari, sono oggetto di grande confusione sotto il cielo, insomma, perché qua si confondono diversi livelli. E noi abbiamo anche un'altra questione che non ci possiamo nascondere, che per quanto riguarda le trasformazioni alimentari, l'enologia, ma non solo, insomma, dobbiamo fare i conti con la coerenza con l'istruzione tecnica, perché poi l'istruzione tecnica è un settore che tradizionalmente su alcuni aspetti lavora molto, e quindi per quanto riguarda la questione delle trasformazioni alimentari dobbiamo essere molto puntuali. Dobbiamo cercare di effettivamente mirare bene l'obiettivo, cercando di non sovrapporci con l'istruzione tecnica, però di capire quali possono essere le vere esigenze di un territorio rispetto a quello che poi diventa una parte di filiera di cui stanno cercando di appropriarsi gli alberghieri, parliamoci chiaro. Cioè sostanzialmente, se voi andate a vedere il programma di concorso di scienze degli alimenti degli alberghieri, c'è una parte molto importante di trasformazione alimentare, di industria enologica, industria casearia, e quindi questo questa che potrebbe sembrare una guerra tra i poveri, insomma, no? Tra chi si appropria di un settore che poi è un settore molto importante nella realtà italiana, questa è una questione di cui dobbiamo approfondire lo studio. E di questo provocatoriamente questo il ministero non lo doveva consentire, però certo. Perché hanno travalicato completamente quelli che erano i loro ambiti e sono andati ben oltre. Qua il ministero in qualche modo si doveva opporre, perché noi non potevamo sapere quello che veniva discusso in altri tavoli, quindi cerchiamo di opporci, ma solo quando poi dopo oramai sono tutti usciti fuori dalla stalla. Sì, la questione è che siccome sui tavoli con le regioni non ci andiamo noi, insomma, allora alla fine di questo aspetto non è che gliene è fregato tanto a molti, però io credo che sia un aspetto che dobbiamo continuare a presidiare, e secondo me ci sono i modi per recuperare, perché io credo che però noi qui
avremmo bisogno di lavorare di concerto, perché probabilmente col Ministero dell'Agricoltura bisogna fare qualcosa in più. Fino a un paio d'anni fa io ricordo che il lavoro col Ministero dell'Agricoltura, soprattutto grazie a Renisi, è stato molto forte. Adesso bisogna andare, vabbè che anche qua sono cambiati diversi ministri, insomma, però con la nuova ministra bisogna cercare di approfondire questa cosa, altrimenti io non vi nascondo, ma non voglio accusare nessuno, che ho fatto una certa fatica a insomma, almeno a far capire che le cose non stavano proprio come lo dicevano gli altri, però questo fino adesso non ci ha portato a grossi risultati. La vedo personalmente come una almeno parziale e temporanea sconfitta, ma bisogna continuare a lavorarci. La faccio breve perché voglio naturalmente lasciare a voi il tempo di qualche considerazione di massima. Io non entrerò più di tanto nella questione della progettazione didattica, perché poi di UDA, di EPFI avrete occasione di parlare, credo che verrà pure Albino Salamina, no? Insomma, ci sarà il dottor Sabolani, il collega, quindi sostanzialmente su queste cose non mi voglio trattenere chissà quanto. Io credo che il lavoro che state facendo debba avere effettivamente un livello di comunicazione prima e di validazione poi, che poi dia non dico una certezza, perché sulla progettazione c'è l'autonomia scolastica, quindi non è che possiamo avere una progettazione standardizzata per tutti, ma degli strumenti di riferimento dobbiamo comunque tentare di averli, anche perché proprio nella individuazione delle diverse declinazioni insomma qualche insomma, punto di punto fermo lo dovremmo avere, e quindi io credo che questo è lo step che voi state facendo. Ne ho sentito parlare prima, che dobbiamo un attimo ancora di più migliorare. Al momento in cui avremo questi materiali dobbiamo poi cercare anche un momento di diffusione, cioè utilizzare tutti questi questo elenco di attività che voi avete previsto nell'ambito della rete, proprio come fare il punto dello stato dell'arte su questa cosa qua. Anche perché noi siamo in un... Allora, vi racconto un piccolo aneddoto. L'altro giorno ci siamo visti con gli albi professionali per parlare degli esami di Stato. C'era, come siamo, Orlando. Che ci ha detto che secondo lui la traccia di quest'anno per gli agrotecnici era troppo difficile, perché c'era qualche cosa riguardante la zootecnia, non voglio sbagliarmi, insomma. E allora sostanzialmente noi dobbiamo ragionare nei termini in cui un ragazzo che esce da un istituto professionale per l'agricoltura uno zoccolo duro di competenze di base lo deve avere, è chiaro che poi si specializza, insomma, no? Lo deve avere. Sostanzialmente l'anno scorso era uscito qualcosa, mi pare, sulle coltivazioni arboree, sì. Ma non è che le coltivazioni arboree stanno in tutta Italia, cioè ci stanno pure alcune zone in cui le coltivazioni arboree non ci sono. Allora noi dobbiamo dare anche un taglio diciamo che garantisca perché se io domani voglio andare a lavorare a Brescia invece che a Caltanissetta, o voglio andare a coltivare le nocciole invece, però io sempre agrotecnico perito agrario sono, quindi sostanzialmente io credo che la scommessa più forte sia quella di mettere insieme la garanzia di uno zoccolo duro di competenze trasversali in senso tecnico, non competenze, cioè, ma che possono dare a tutti i ragazzi che vogliono poi spendere questo titolo di studio anche in contesti diversi. Anche perché, parliamoci chiaro, la realtà produttiva territoriale è sempre in evoluzione. Purtroppo alcuni prodotti forti delle nostre zone non si fanno più. Faccio un caso della mia zona, una volta l'agro nocerino sarnese che sta qua vicino era fortissimo per l'orticoltura, insomma, no? Pomodoro San Marzano, tutte queste cose qua, è ancora forte, ma adesso i pomodori ce li pigliamo dalla Puglia o peggio, o meglio, non lo so. E allora sostanzialmente noi dobbiamo anche essere coscienti che gli ordini, cioè
Il mondo dell'economia cambia e cambia anche in agricoltura, quindi dobbiamo tentare di dargli queste competenze di base un poco a tutti, che poi se un domani si devono adattare o comunque vogliono tentare di spendere il loro titolo di studio in altri contesti, o comunque sono costretti a farlo perché è cambiato l'ordinamento culturale, lo devono fare. E quindi sostanzialmente questa è una cosa che non riguarda solo voi. Anzi, devo dire che io sono convinto, ma forse faccio una considerazione troppo ottimistica, che forse il profilo del diplomato nell'istruzione agraria, e io parlo sia dell'istruzione tecnica che dell'istruzione professionale, ci dà questa possibilità, cosa che magari in altri settori è più difficile, perché se io mi sono laureato, mi sono diplomato a Carrara e ho fatto il marmo, ho fatto la ceramica, è lo stesso indirizzo di quello che magari fa altre produzioni chimiche, oppure se io mi sono diplomato nel settore meccanico non è la stessa cosa di fare l'elettrotecnico, insomma, cioè sostanzialmente noi dal punto di vista del settore agrario probabilmente un po' più di trasversalità abbiamo la possibilità di darla ai nostri ragazzi, e questo dovrebbe essere una questione di forza. Quindi detta in parole un po' più così, forse più semplici, più grossolane, è chiaro che loro si devono specializzare nelle colture o negli allevamenti specifici della loro zona, ma principalmente sono diplomati nel settore dell'istruzione agraria, e quindi loro devono avere la possibilità di spendere questo titolo di studio, altrimenti, permettetemi, fanno gli FP. Non è che l'IFP è un parente povero, però ha degli standard formativi diversi dai nostri. Noi abbiamo, permettetemi, degli obiettivi un po' diversi, non dico più alti o più bassi, un po' diversi. Noi abbiamo l'obiettivo di formare un ragazzo che alla fine del quinquennio ha un diploma del secondo ciclo, che se vuole se ne va all'università, oppure va a fare l'ITS, oppure va a fare una laurea breve, insomma. Se io voglio fare solo la qualifica professionale è un'altra cosa, è una scelta, almeno fino a quando il nostro sistema di istruzione e formazione sarà impostato in questo modo. Io la chiudo qua, mi ero detto di finire alle 4 per quanto riguarda il mio intervento, e credo di essere riuscito a. Naturalmente mancano ancora parecchi pezzi di cose. Purtroppo io ogni volta che vengo a parlare con voi, o comunque con gli amici della rete, con l'amica Patrizia, eccetera, spero sempre di potervi dare chissà quali notizie rivoluzionarie, invece i passi sono molto lenti, però insomma con i passi lenti sempre si arriva da qualche parte. Vi ringrazio.